A 50 anni di distanza, un convegno che riesamini quanto accaduto dopo il terremoto del Belice. Sì, il nostro Consiglio dell'Ordine degli Architetti, sin dal suo insediamento, ha istituito una importante commissione, denominandola ricostruzione, per analizzare gli aspetti positivi e negativi di quel terribile evento e della ricostruzione del Belice. Giorno 7 un importante convegno dove abbiamo la possibilità e l'onore di avere il Presidente nazionale degli architetti, il Vicepresidente Lamendola, ma ne parleremo con le università, ne parleremo con i sindaci del Belice, perché ritengo che nel parlare dei luoghi colpiti dal terremoto, parlare di questi centri, il paragone è anche con i centri storici della nostra provincia di Agrigento, che seppur non diruti, versano in una condizione di degrado. Noi vogliamo creare un modello per poter essere discusso anche al Congresso nazionale degli architetti e su questo evento di giorno 7 la tavola rotonda è dedicata proprio ai sindaci, è dedicata ai sindaci insieme agli imprenditori ed un grande ringraziamento devo fare anche al Presidente di Industria Antonio Siracusa, ma soprattutto anche a Carmelo Salamone, Presidente di ANCE, che tra l'altro ha contribuito fattivamente a questo importante evento. Sarà anche l'occasione per presentare il Dipartimento di Protezione Civile, ma qual è la sua importanza? L'importanza è quella, attraverso l'azione dei nostri colleghi, di attività di monitoraggio dei centri storici della provincia di Agrigento. Ripartiremo a partire da proprio aprile con i comuni di Favara, poi seguirà Canicattì e tanti altri comuni della provincia di Agrigento. La nostra attività sarà quella di monitorare i centri storici e fotografare quella che è la situazione attuale degli immobili proprio dei centri storici, in modo da dare intanto ai sindaci e alle amministrazioni una realtà di come staticamente si trovano in questo momento i centri storici e poi il secondo obiettivo è quello di stimolare le amministrazioni appunto a portare avanti progetti di rigenerazione urbana. Ricordo che i colleghi della Protezione Civile del Consiglio dell'Ordine degli Architetti sono qualificati e pronti a intervenire anche in caso di emergenza sisma, così come è avvenuto recentemente per il sisma a Centro Italia.